Quest'anno il consueto meeting annuale del registro con gli Internet Service Provider si è svolto a Roma, nella sede dell'AIL, Associazione Italiana contro le Leucemie. Un'occasione importante per fare il punto sull'introduzione delle registrazioni in tempo reale, che ha consentito di raggiungere in pochi mesi il traguardo di 2 milioni di domini.it. Benvenuti a questo incontro annuale Maintainer Registrar con il registro. I lavori si sono aperti con una panoramica internazionale su temi importanti, quali il ruolo degli operatori del settore, il mercato dei nomi a dominio, il web searching. Dalle mappe di Google alle immagini. Attività, innovazioni tecnologiche e bilancio finanziario del registro sono state presentate nel pomeriggio con un focus sul contratto di servizio per il prossimo biennio. A Daniel Dreizek, CEO di Didifund.eu, abbiamo chiesto un parere sull'impatto della crisi e sullo sviluppo futuro del mercato dei nomi a dominio. So I think the crisis has two impacts on the domain name market, one negative and one positive. Negative, of course, when there is a crisis, the companies have less money for the investments, less money to spend on things, to buy domain names or to spend money for the promotion and marketing in internet. But on the other hand, the crisis is. Companies have to do something. Companies have to somehow overcome the crisis, and then the internet comes, and the internet is the best now place to earn additional money, to get more customers, to attract customers with the company's offer. So I think the positive impact is bigger than the negative, and companies search for the opportunities in the internet. So the outcome is that the crisis will help the main market, and it's not bad for the main market, it's good. Dalle statistiche presentate durante il meeting si conferma che il mercato dei nomi.it non conosce crisi, anche grazie alle procedure più snelle e la tempistica decisamente più efficiente garantite dal sistema sincrono, che confermano il registro al quinto posto in Europa e al nono nel mondo. L'incontro annuale con i maintainer e i registrar del registro.it è un momento importante, è un momento di bilanci per definire come sta andando il registro, qual è la situazione del mercato. Durante l'incontro, dopo un franco e aperto dibattito con gli operatori, foriero anche di suggerimenti da parte loro molto interessanti per noi, abbiamo stabilito che l'anno che verrà, il 2011, sarà un anno dove maggiormente l'attività del registro sarà dedicata a rendere più semplici e trasparenti le attività che in esso vengono svolte, a cominciare dallo snellimento delle procedure di registrazione e soprattutto cercare di entrare in sintonia con gli operatori del settore affinché questo servizio di importanza nazionale possa essere sempre più efficiente ed efficace.